pensiero rivolto ai caduti di tutte le guerre, a quanti quotidianamente esponenti delle forze dell'ordine lavorano sul territorio per l'affermazione della legalità, della giustizia, della democrazia e della libertà. Così il 4 novembre nella città di Pagani, alla presenza delle scuole cittadine, una santa messa nella chiesa madre del Corpo di Cristo e poi la classica deposizione di una corona d'alloro ai piedi del monumento dedicato ai caduti di Piazza Bernardo d'Arezzo. Ricordate le geste eroiche di chi per il passato ha lottato per l'unità d'Italia, per le guerre, per la democrazia, per la libertà, così come per chi tutti i giorni sul nostro territorio si difende la legalità. Quindi un grazie alle forze armate, un grazie ai carabinieri, alla polizia municipale, un grazie alla Guardia di Finanza che stamattina insieme a me hanno voluto onorare i caduti di tutte le guerre.